Vedi, l'istinto è un processo di sopravvivenza. C'è un istinto naturale a preservare te stesso, che potrebbe essere diventato debole vivendo in circostanze artificiali. Ma se torni indietro e vivi di nuovo nella natura, entro un breve lasso di tempo vedrai c'è un livello di istinto diverso in te. Quindi, l'istinto è un aspetto diverso. L'intuizione è un aspetto diverso. L'istinto è una certa dimensione di percezione fisica. L'intuizione non è percezione. L'intuizione è semplicemente una dimensione diversa per elaborare le stesse informazioni logicamente. 1, 2, 3, 4, 5 passi. Intuizione, toc, un passo. È tutto qui. Quindi, come sviluppare l'intuizione? Ci sono vari metodi. Lo Shambhavi Mahamudra, che fai decisamente accresce la propria intuizione. Ma non cercare di accrescerla consapevolmente, perché entra in giro facendo congetture. Le congetture non sono intuizione. Intuizione significa che sai e basta. Sai chiaramente che ci puoi scommettere la tua vita. Le congetture ti porteranno a molta confusione. O a una sensazione di pancia. Ci sono alcune persone, la loro pancia dice sempre qualcosa. A causa del cibo cattivo, credo. Quindi, ci sono metodi specifici per sviluppare l'intuitività. Ci sono certi sistemi di yoga che sono totalmente orientati a sinistra. Qui, lo yoga che impari con me in un programma come questo, vogliamo portare un equilibrio tra la destra e la sinistra. Perché vuoi vivere una vita normale? Ci sono certi sistemi di yoga in cui non sono interessati a quella che tu chiami vita normale. Il loro unico orientamento è sviluppare l'intuizione e vedere la vita in un certo modo. Ciò che fanno è prendono della cera d'api e chiudono la narice destra. 12 anni, un ciclo solare, 12 anni e un quarto. Bloccano la narice destra e vedrai, la mente logica quasi morirà. Non avrai alcun processo di pensiero, ma semplicemente conosci le cose come un cobra. Vedi, se tu maneggi mai dei serpenti? No. Se maneggi un serpente, specialmente un cobra, è così percettivo. Il motivo per cui vedi un cobra accanto a Shiva è perché ogni yogi portava un serpente un tempo. Proprio ieri qualcuno mi ricordava che nella cultura medio orientale, in particolare nel misticismo cristiano, mostrano delle persone che portano un bastone simile a un serpente, perché non potevano avere dei cobra in Medio Oriente. Hanno creato un bastone, o hanno trovato un bastone naturale, che sembra un cobra, e hanno cercato di usarlo. Vedi Mosè che porta un bastone simile a un serpente, e in molti altri luoghi. Ma in India, gli yogi portavano sempre un cobra vivo. Perché la sua percezione è fenomenale. Un cobra, che è qui sulla collina Chamundi. Se ci sarà un terremoto in California, non sta accadendo, sta per accadere. Non è iniziato niente, nessuna scala Richter dice nulla. Ma questo cobra inizierà già a comportarsi in un modo diverso. Se sei abbastanza attento, saprai immediatamente cosa accadrà. È così percettivo. Le intenzioni della Terra, lui le conosce. Non gli avvenimenti, le intenzioni, già le conosce. Questo è il motivo per cui vedi Shiva che porta un cobra qui, un rettile, una creatura strisciante, l'avesse tenuto giù almeno. Lo porta qui perché Shiva sta facendo un'affermazione. Vali quanto me. Ha tre occhi. Tutto il possibile lui lo vede. Ma sta dicendo, il cobra vale quanto me. Se adori me, devi adorare lui, perché vale quanto me. Vede quanto vedo io.
Quindi ecco perché il cobra è diventato molto significativo. Se vedi uno yogi con il cobra, non me, ci sono altri tipi e sono strambi, strambi. Che avranno un cobra e che avranno braccialetti di vetro verde sulla parte sinistra. Se li vedi, se guardi la sua narice, vedrai che ha della cera d'api che gli sigilla la narice destra. Se vedi che non ha la cera d'api, significa che ha superato il suo ciclo solare di 12 anni e un quarto. E vale la pena stare con lui. Ci sono cose di lui che non puoi immaginare. Quindi non puoi andare in quella direzione. Quello che puoi fare è la semplice pratica di Shambhavi. Decisamente apre quella dimensione. Ma prima che tu vada nell'intuizione, è molto importante che la dimensione logica della tua vita sia correttamente stabilita. Altrimenti ogni sciocco che non può pensare chiaramente penserà di essere intuitivo. Sì. Prima stabilisci la dimensione logica della tua vita in modo perfettamente chiaro. Poi esplora l'intuitività, sarà favoloso. Ma se senza stabilire la logica provi a camminare nell'intuitività, andrai semplicemente in un mondo di confusione.